Vengono da tutto il mondo, vengono a Napoli e subito a San Gregorio Armeno. È incredibile vedere turisti che acquistano un presepe anche ad agosto. Sono molto attento all'attualità, alla cronaca, alla politica. Cerco così di essere sempre il primo a ritrarre il personaggio rappresentativo dell'anno. È diventata una tradizione oramai venire a San Gregorio Armeno per sapere quale sarà il personaggio dell'anno. Il personaggio a cui sono più legato però rimane sempre una carnera. È una vecchietta buona con pane e presepe ed è proprio un soggetto del buon auguri del presepe. Quello con Rinascente è un bel connubio. Portare la mia arte in un contesto così in mezzo a brand importanti internazionali significa far fare alla nostra eccellenza artigianale un balzo nel futuro. Milano è una città che guarda avanti. Per me, io ho sempre detto che è la New York italiana, e Rinascente ne ricalca perfettamente lo spirito e la visione.